Oggi ci sarà Luciano che ci parlerà, senza proiettare immagini, quindi sarà una bella chiacchierata, della guerra nel mondo antico. Io non so ancora di cosa parlerai, sono curiosissimo, quindi vi auguro una buona serata. Buonasera a tutti e bentrovati. Certo che presumere di poter parlare della guerra nel mondo antico nell'intervallo brevissimo di un'ora è qualcosa che rasenta la follia, ma questa è la regola della casa e ho deciso di provare, buttando le ortiche la prudenza che dovrebbe contraddistinguere la mia età. Del resto è stata proprio l'età che mi ha detto, che mi ha fatto capire che la prudenza altro non è che una gabbia di ferro che vorrebbe tenerci ancorati vicino al suolo, mentre la nostra mente e il nostro spirito vorrebbero volare liberamente nell'infinito. E così farò io stasera in vostra compagnia. Sarò la vostra guida in un viaggio nel tempo e nello spazio che durerà esattamente un'ora, forse non è un quarto se Pierluigi ci darà 15 minuti in più. Vi mostrerò appunto l'origine della guerra, questo tristissimo fenomeno che accompagna l'uomo fin quasi dalla sua nascita, quando si separò dai suoi cugini gorilla e scimpanzé per assumere posture e caratteri definitivamente umani. È un fenomeno che nessuno finora è mai riuscito a fermare, se è vero che proprio in questo momento, mentre noi conversiamo mobilmente in questa sala confortevole, altri uomini e donne come noi si vedono piovere sulla testa missili, bombe e ogni possibile ordigno di distruzione. Allora, siete pronti? Sì. Saliamo sulla nostra nuovissima macchina del tempo, per ora puramente ipotetica, ma chissà, fra 200 anni o magari fra 100 soltanto, potrebbe essere esistente e funzionante. E portiamoci sulla Terra di 100.000 anni fa, in un'era ancora completamente vergine, plasmata soltanto dalle forze del vento, dell'acqua e dal fuoco dei vulcani. Avremmo visto dei piccoli gruppi di una cinquantina di individui vagare nel territorio, uomini, donne e bambini, tutti strettissimi parenti tra loro e tutti animati da due soli pensieri: trovare cibo sufficiente per sopravvivere fino all'indomani e evitare di diventare essi stessi il cibo dei grandi predatori, tigri, leoni, orsi, coccodrilli, ma anche i lupi, che avevano preso molto prima dell'uomo la tecnica della caccia in branco. Quando poi un gruppo occasionalmente ne incontrava un altro, o uno dei due cambiava strada velocemente, o se l'incontro non si voleva o non si poteva evitare, volavano molte d'ormi che potevano lasciare sul terreno morti e feriti. Naturalmente, quando un gruppo formato da 60 persone incontrava uno che ne aveva soltanto 30, l'esito dello scontro era già deciso in partenza. Questa cosa venne notata perché quei nostri progenitori non erano affatto stupidi e si diffuse la consapevolezza che il numero portasse con sé maggiore forza e maggior potenza. E quindi pian piano cominciavano a riunirsi dei gruppi spontaneamente e formarono dei clan che già avevano parecchie decine di persone. Il passo successivo fu l'unione spontanea di clan affini che costituirono una tribù e già si andava a questo punto su 1.000 unità e anche cifre notevolmente superiori. Naturalmente in queste condizioni i vincoli di sangue che erano stati il cemento dei gruppi originari avevano perso gran parte della loro importanza,
ma erano stati sostituiti da un vincolo ancora molto più potente, un vincolo non più biologico, ma mentale, psicologico, perché ogni singolo individuo aveva la consapevolezza che al di fuori della tribù non sarebbe potuto sopravvivere, perché l'ambiente lo avrebbe ucciso. O se non avesse l'ambiente, se non avesse fatto l'ambiente, lo avrebbero fatto gli uomini delle altre tribù, che l'avrebbero visto come, estraneo o peggio ancora come nemico. Questi scontri che prima succedevano tra i gruppi, tra i singoli gruppi, non potremmo chiamarli guerre, sarebbe esagerato. Il termine di zuffe è molto più appropriato. E tuttavia nella guerra possedevano già tutte le caratteristiche, le peculiarità. Si predisponeva mentalmente uno scopo da raggiungere, una finalità, e tutto il gruppo concorreva a organizzare quello che sarebbe stato il piano d'azione che avrebbe dovuto portare al conseguimento dell'obiettivo. Ad esempio, un gruppo poteva decidere di impossessarsi di un determinato territorio perché c'era la selvaggina più abbondante, perché vi crescevano molti alberi che portavano frutti commestibili, ma guarda caso quel territorio poteva essere occupato da un altro gruppo rivale che per giunta lo aveva occupato da maggior tempo. Oppure l'intenzione poteva essere quella di impadronirsi delle donne altrui. E una traccia precisa di questo arcaico comportamento ce l'abbiamo ad esempio nella leggenda del ratto delle Sabine, e più indietro ancora nell'Iliade, dove Achille, il grande eroe degli Achei, si vanta di avere attaccato 90 città che non gli avevano causato alcun danno solo per fare bottino. E indovinate un po' qual era il bottino che andavano a prendersi? Le donne più giovani e belle di quelle città. Tutto questo processo che vi ho illustrato va avanti con estrema lentezza per decine di migliaia di anni. Poi all'improvviso, attorno a 15.000 anni fa, la storia si mette a correre. E accade qualcosa di stupefacente, qualcosa di inaudito. È quella che gli studiosi hanno chiamato la rivoluzione del Neolitico, la domesticazione da parte dell'uomo di piante e animali. Intendiamoci, non sarà come accendere una lampadina con l'interruttore. Anche questo processo sarà lento, richiederà centinaia di anni, ma alla fine con un rosario lunghissimo di tentativi, di prove ed errori, ma alla fine il risultato sarà spettacoloso, perché coloro che ne sono beneficiati non saranno più costretti al nomadismo a vita, ma dovranno stabilirsi su un determinato territorio che grazie alla loro attività produrrà del cibo in modo ricorrente e superiore alle necessità. Di conseguenza l'abbondanza di cibo produrrà un rapido incremento demografico e l'aumentato numero di braccia a disposizione farà sì che molte di queste possano dedicarsi ad attività che nulla hanno a che vedere con la produzione diretta di cibo, come per esempio la ricerca e la lavorazione dei metalli, la costruzione di edifici, tutte cose che presuppongono anche una logistica, un'organizzazione, l'allestimento di imbarcazioni per le popolazioni ribierasche di mari e di fiumi. Ma in tutte le cose umane, al bene si accompagna sempre il male, perché questi benefici non li hanno tutti, una larga parte della popolazione esistente ne è rimasta fuori, perché magari i suoli dove viveva potevano essere scarsamente fertili, o per l'orografia di vaste aree geografiche, o ancora perché molti gruppi hanno proprio rifiutato di cambiare i loro costumi e il loro stile di vita. E a questo punto la coesistenza, diciamo, in aree limitrofe
di gruppi a livello culturale estremamente diverso, ha creato fatalmente degli attriti che poi si sono moltiplicati, si sono intensificati e hanno dato luogo, alla fine hanno suscitato la scintilla della guerra. Quella che io chiamo la guerra primigenia dell'umanità, la madre di tutte le altre guerre, la guerra degli agricoltori neolitici contro quelli che erano rimasti ancora cacciatori e raccoglitori e che ogni estate uscivano dalle loro boscaglie o scendevano dai loro monti per razziare i raccolti. È chiaro che a questo punto il conflitto doveva scoppiare. E non dovete immaginare una guerricciola di qualche settimana o di qualche mese, no, la guerra sarà permanente, ricorrente, rinascerà anno dopo anno e poi secolo dopo secolo e poi ancora millennio dopo millennio, tanto da lasciare un'impronta permanente, un ricordo permanente nella mente e nell'inconscio delle popolazioni che avevano vissuto questi fatti. Un ricordo che noi troviamo nella Bibbia, perché il racconto di Caino e Abele non è altro che questo. La resa in forma mitica di questo conflitto immane che era durato millenni e millenni. Il racconto biblico che ci interessa è quello di Caino e Abele, i figli di Adamo ed Eva. A noi è stato presentato questo racconto come un semplice caso di fratricidio, un fattaccio di cronaca nera, ma è probabile invece che siano stati proprio gli estensori della Bibbia a velare con un, come dire, con un sudario di oscurità, di silenzio, il fatto che proprio i loro diretti antenati fossero stati gli autori e anche le vittime di quelle stragi orribili, perché altrimenti non si spiegherebbe, insomma, non si spiegherebbe questo racconto, non starebbe in piedi. Non è un caso, infatti, che Caino ci venga presentato come agricoltore e Abele come un pastore. E questo dice tutto. Comunque, la civiltà va avanti. Ecco, anche perché, come dicevo, dopo che i cacciatori e i raccoglitori sono scomparsi, sono proprio usciti dalla storia, il conflitto non finisce purtroppo, ma si estende anzi a soggetti appartenenti ad una stessa etnia, agricoltori contro pastori della stessa etnia. Ecco perché i padri della Bibbia avevano qualcosa da nascondere, perché a un certo punto la guerra ha interessato il loro popolo, le loro tribù. Le 12 tribù di Israele, no? E facevano parte di questa realtà. Però la civiltà, appunto, cammina nonostante questi inciampi. I primitivi villaggi di tuguri, di fango, di frasche vengono sostituiti da case robuste in pietra. Che pian piano poi formano villaggi che pian piano diventeranno città. A un certo punto la società naturalmente diventa sempre più articolata, complessa, e a un certo punto nasce la scrittura, l'altra grande rivoluzione. All'inizio in forma assolutamente elementare, sono delle semplici annotazioni che tengono conto di operazioni commerciali, operazioni di scambio. Ecco, ne abbiamo trovato un esempio
c'è stata ritrovata tra le rovine di Babilonia una tavoletta, ne sono state ritrovate a decine di migliaia, ma una in particolare, ci dà notizia e ci dà testimonianza di un rapporto di scambio appunto intercorso tra due cittadini di Babilonia, ma la ricordo a memoria, dice così questa tavoletta: io, Shamash Kassir, capo dei soldati del re nell'anno quindicesimo del regno di Hammurabi, ho incaricato l'architetto Kubaba di costruirmi una casa in Babilonia. Gli ho dato come compenso 10 zipitani di grano. Lo zipitani era un'unità di misura che correva a Babilonia. Gli ho dato anche 6 paia di buoi da lavoro e 180 sicli d'argento. Doveva essere proprio una bella casa. Ma molto, abbastanza rapidamente, la scrittura si evolve e è diventata a supportare qualunque manifestazione della mente, qualunque manifestazione dello spirito umano. E allora sono poesie, sono inni alle divinità, si comincia a registrare la storia che queste persone vivono, che cosa fanno i loro re, quali battaglie combattono, quali templi costruiscono, e la storia che poi noi abbiamo ritrovato e possiamo leggere tranquillamente grazie all'opera congiunta di archeologi, dei decifratori degli antichi alfabeti e di glottologi finissimi, e hanno permesso a noi comuni lettori di leggere, di sapere, di apprendere tutto questo mare di conoscenza. Appunto è la storia che ci permette di sapere, di conoscere quale fu la prima forma di guerra organizzata. È stata l'invasione. Stiamo attenti però, perché questo termine, invasione, viene usato spesso in modo approssimativo, in modo inappropriato, mentre ha invece un significato ben preciso. L'invasione è lo spostamento in massa di un'intera popolazione che si muove con tutti i suoi averi, animali compresi, da un ambiente geografico ad un altro, spesso anche molto distante dal luogo di origine. La prima invasione che storicamente ci viene documentata è quella dei barbari Gutei, ricordiamo il nome, i Gutei, che occupano la regione dell'Elam, allora si chiamava così, che occupa praticamente i monti, quelli che sono i monti Zagros, delimitano l'altipiano iranico nella sua parte occidentale. E queste popolazioni si riversavano sulle ricchissime pianure della Mesopotamia, tutta quella zona vastissima che è compresa tra i fiumi Tigri ed Eufrate, per appunto saccheggiare, per razziare, ma l'intenzione era proprio quella di stabilirsi, di prendere possesso delle terre, scacciarle o uccidere gli abitanti e farci loro quello che prima ci facevano i legittimi possessori. L'elenco delle invasioni è sterminato, ne sono successe tra tentate o subite miriadi, e appunto fra le più famose c'è quella degli Hyksos, che nel 1730 si rovesciano sull'Egitto. Hanno un nuovo tipo di arma che gli egizi allora non hanno, ce l'avranno dopo, ma allora non ce l'avevano: i carri da guerra, i carri da battaglia. Spazzano via tutta la parte, non tutto l'Egitto, la parte settentrionale, quella che finisce poi con lo delta del Nilo che sfocia nel Mediterraneo, occupano tutta quella parte e ci resteranno 150 anni. Ne verranno scacciati dal faraone Amosis, che li ricaccia via. Più vicino a noi nel tempo e nello spazio possiamo ricordare l'invasione dei Cimbri e dei Teutoni, questa è storia romana.
attorno all'anno 110, no, all'anno 100, all'anno 100, giù di lì, dopo di Cristo si intende, calano dalla penisola delle Jutland, l'attuale Danimarca, percorrono mezza Europa girovagando, scendono fino al Norico, che sarebbe grosso modo la parte centrale dell'attuale Austria, un pezzo della Slovacchia e tutta la fascia alpina dell'Italia del nord-est. Nel Norico appunto sconfiggono un esercito romano che era stato mandato in aiuto di una popolazione alleata di Roma, e a quel punto la porta dell'Italia sarebbe aperta, basterebbe che scendessero verso il sud e avrebbero l'Italia ai loro piedi. Invece, chissà perché, vanno direttamente non a sud ma decisamente a ovest, percorrono tutto il territorio dell'attuale Svizzera, poi piegano seguendo l'altro versante della Catenatina e scendono a sud ovest e nella Gallia Narbonese, quindi praticamente grosso modo l'attuale Provenza, sbaragliano in successione altri due eserciti romani, proprio li distruggono completamente. A Roma si diffonde il panico, non sanno più cosa fare, ma la fortuna aiuta Roma, perché proprio in quel periodo Gaio Mario ha completato la riforma della legione romana, rendendola più forte e al tempo stesso più maneggevole. E con le ultime sette legioni rimaste affronta prima i Cimbri e poi i Teuti in due scontri separati e in due battaglie li distrugge completamente, li fa sparire, quelli che restano vivi naturalmente vengono fatti schiavi come era d'uso all'epoca. E così nel giro di meno di 300 anni Roma si salva per la terza volta dalla distruzione. La prima volta era stata ai tempi di Brenno, vi ricordate Brenno, Leo del Campidoglio, che però non era un vero capo, non era un vero condottiero, era un brigante, un razziatore, perché lo diciamo? Perché avendo Roma ai suoi piedi se ne allontana accontentandosi di qualche sacco d'oro e d'argento, un razziatore insomma. La seconda volta Roma si salvò per la distruzione, per l'insipienza strategica di Annibale, che già si era dimostrata nella sua folle marcia di avvicinamento all'Italia. Era partito dalla Spagna, ma doveva superare prima la catena dei Pirenei e poi la catena delle Alpi. E così fece. Partì dalla Spagna con 100.000 uomini e ne aveva appena 30.000 quando scese sulla pianura padana. Ora, perdere il 70% degli effettivi prima di affrontare la battaglia è un unicum che non si è mai verificato in tutta la storia militare dell'umanità. È buon per lui, buon per Annibale che fosse un ottimo tattico, perché se i romani avessero vinto allora il primo scontro, la prima battaglia sul fiume Ticino, noi oggi di Annibale non parleremmo come di un grande condottiero, ma come di un pazzo furioso. E la sua cecità strategica è ancora più incomprensibile, perché un vero cartaginese avrebbe dovuto capire distinto qual era la procedura da seguire, avrebbe dovuto capire distinto che soltanto nel mare e col dominio del mare avrebbe avuto una qualche possibilità di riuscita. Ma Annibale non era già più un cartaginese, nella sua mente era un greco, affascinato dal mito di Alessandro, che tre generazioni prima, con 40.000 uomini, aveva abbattuto e conquistato un impero che era grande metà o più di metà delle terre allora conosciute. Comunque, buon per Roma che sia andata così. E adesso spostiamoci, ritorniamo nella Mesopotamia del 2800 a.C., alle prese con i Gutei, tornano sempre questi Gutei. I barbari vengono bene o male ricacciati, ma il campanello d'allarme è stato talmente forte che le popolazioni corrono ai ripari.
tutte le città si cingono di mura potenti con torri, ogni città provvede alla costituzione di un esercito permanente che vigili sulle frontiere e che in caso di necessità sia pronto a respingere qualunque assalto. Si stringono delle alleanze fra città per resistere meglio all'aggressione che prima o poi sarebbe ritornata. Ne conosciamo una in particolare tra Babilonia e Mari. Mille anni dopo avevano ancora lo stesso problema con la stessa popolazione. E conosciamo una lettera sempre trovata negli scavi tra Babilonia e Mari, in cui Hammurabi di Babilonia scrive molto stizzito, senza mezzi termini, senza usare diplomazia, al suo collega di Mari, Zimrilim di Mari, e gli dice proprio brutalmente: i 10.000 soldati che mi avevi promesso non sono arrivati, mandali subito, perché il Guteo sta scendendo dalla montagna. Proprio pensate come doveva essere urgente il pericolo, insomma, perché Babilonia sarebbe stata la prima, naturalmente, data la posizione geografica, ad essere investita dalle ondate dei Gutei. Mari era a 600 km di distanza, quindi nell'alto Eufrate, quindi aveva tempo ancora per comunque. E sono tutte cose che noi sappiamo, che noi possiamo leggere, che poi possiamo vedere attraverso questa massa enorme di documentazione che ci è pervenuta nel caso della Mesopotamia, dalle tavolette di terracotta cotte al forno, che sono state ritrovate in decine di migliaia di esemplari e che ci dicono che cosa è successo e che cosa facevano le popolazioni, tutte queste cose che vi sto raccontando. Ma oltre alle tavolette, negli scavi sono stati ritrovati anche una moltitudine di oggetti, di ogni genere. In particolare uno ci interessa, ritrovato nella città di Ur, nella bassa Mesopotamia, in una tomba reale, intatta, pensate, non è mai stata scoperta da nessuno e quindi mai saccheggiata. E gli archeologi fortunatamente se la trovano sotto il piccone, insieme a tesori di ogni genere, salta fuori un manufatto stranissimo che gli archeologi battezzano, chissà perché, lo stendardo di Ur, che ci mostra in tutta evidenza e per giunta a colori la disposizione dell'esercito di Ur in assetto di battaglia. Non vi inganni il termine stendardo, che farebbe pensare ad un tessuto. In realtà è un pannello di legno, un lungo pannello di legno rettangolare, nel quale sono state incastonate con la tecnica del mosaico decine e decine di figure, raggruppate in tre linee orizzontali sovrapposte. In quella più alta si vede il re, che è appena sceso dal suo carro, circondato dai suoi dignitari e dai suoi generali. Verso il re viene condotta una fila di prigionieri, sono raffigurati completamente nudi, nei suoi loro corpi si vedono ancora le ferite sanguinanti riportate dalla battaglia appena conclusa. Evidentemente questo racconto per immagini doveva commemorare una campagna di guerra conclusa vittoriosamente. La striscia in mezzo si vede la fanteria pesante di Ur schierata in ordine di battaglia. Tutti i soldati sono vestiti e armati allo stesso modo e quindi possiamo vedere letteralmente la prima uniforme della storia. Tutti i soldati portano un elmo, non sappiamo in che materiale, potrebbe essere di cuoio ma anche di bronzo, di rame. Un elmo molto semplice, che copre tutta la testa e scende poi posteriormente fino a coprire il collo. Tutti gli elmi portano un sottogola, in modo che gli elmi non vengano sbalzati via o perduti nel corso del combattimento. Tutti i soldati portano uno stranissimo mantello in un pezzo unico, aperto sul davanti, arriva fin quasi alle caviglie. È fermato all'altezza delle clavicole da un fermaglio, in modo che le due
le due metà del mantello sono chiuse praticamente. In mano portano una pesantissima lancia che viene tenuta a due mani. Non portano altre armi, non si vedono archi, non si vedono scudi né altre armi. E quindi dobbiamo concludere che quella fosse la loro unica arma di difesa e di offesa, una specie di muro di lance che andava incontro al nemico o riceveva il nemico quando attaccava. Nella fila più bassa di immagini, infine, vediamo i carri da guerra, che sono goffi e sgraziati, niente di paragonabile ai carri egizi che vedremo mille anni e passa più tardi. Sono dei carri che sono lunghi e stretti, hanno quattro ruote piene, pensate, ruote piene, quindi non dovevano poter sviluppare una velocità notevole naturalmente. Sulla parte frontale e sulle paratie laterali hanno dei sopralzi che dovevano parare in qualche modo, evitare le armi da getto che il nemico avrebbe scagliato. Ogni carro è tirato da due animali e servito da due uomini. Uno è l'auriga e l'altro è il guerriero, il combattente, che scaglia dei giavellotti che ha raccolti su un grande contenitore nella parte anteriore del carro. I carri sono raffigurati nel momento della carica. E si vedono i nemici uccisi che giacciono sotto le zampe degli animali, che non sono cavalli, badate, non sono cavalli, potrebbero essere degli emioni, che erano come dei grossi asini che in quel periodo vivevano in quelle regioni. Il cavallo entra in uso molto più tardi, pensate ancora ai tempi di Hammurabi a Babilonia, mille anni più tardi. I suoi cortigiani lo scongiurano di non montare in sella a un cavallo, perché questo avrebbe potuto compromettere la sua incolumità. Comunque, i carri da guerra avranno ancora una vita molto lunga, ingentiliti nelle forme naturalmente, poi resi anche più letali nei confronti dei nemici, soprattutto da quando potrà essere usato il cavallo per il traino, che raddoppia o più che raddoppia la sua velocità. E quindi li useranno dopo i Sumeri, che furono i primi, e ci danno la documentazione storica del loro uso. Dopo i Sumeri li usano gli Accadi, che sono gli eredi dei Sumeri nel loro territorio, e perché assorbono completamente la loro civiltà. Poi anche gli Assiri, per tutto il corso della loro lunghissima storia, gli Urriti e i Cassiti, gli Ititi e i Mitanni. I Mitanni poi devono avere proprio una predilezione per il carro da guerra, perché troviamo addirittura un Mitanno, si chiamava Chiculi, che ha scritto un intero trattato sull'allevamento e sull'addestramento dei cavalli da battaglia. E questo trattato ce l'abbiamo, potremmo leggerlo se volessimo. Addirittura una specialista inglese, una ricercatrice specializzata nello studio delle lingue orientali, ha avuto in mano questo trattato, naturalmente l'ha tradotto in inglese, e ha fatto di più, ha voluto sperimentare, ed anche una appassionata di cavalli questa scienziata. E ha voluto sperimentare dal vivo i metodi descritti in quel manuale, e pare che abbia funzionato. Una cosa interessantissima. Il carro da guerra però aveva intrinsecamente una debolezza fondamentale, uno svantaggio fondamentale. Necessitava di terreni pianeggianti o quasi del tutto pianeggianti, perché un campo di battaglia appena un po' accidentato li avrebbe resi più letali per i loro occupanti che per il nemico. E così un po' alla volta venne sostituito dalla cavalleria, molto più agile e molto più tatticamente sfruttabile. Gli ultimi ad usarlo furono, a quanto pare, i persiani, già all'epoca dell'impero persiano,
e contro quel fune di guerra che era Alessandro Magno. Alla battaglia di Gaugamela ci fu probabilmente l'ultima carica dei carri da battaglia, che venne prontamente neutralizzata dagli arcieri e dai frambolieri che Alessandro aveva schierato in prima linea prevedendo il loro attacco. Appena neutralizzati i carri, Alessandro in persona parte all'attacco con la sua cavalleria del centro dello schieramento persiano. Si trova in fronte il carro d'oro del gran re di Dario III. Con un colpo di lancia ben assestato uccide l'auriga accanto al re. A quel punto il re salta giù dal carro, sale velocemente su un cavallo e si dà la fuga al galoppo, abbandona al galoppo il campo di battaglia, lasciando che il suo esercito senza più guida venga completamente distrutto. Alessandro lo insegue perché vuole prendere vivo Dario, gli serve vivo Dario. Lo insegue addirittura fino in Matriana, ai confini dell'India, agli estremi confini dell'impero, ma non arriva a prenderlo perché Dario viene pugnalato a morte da uno dei suoi satrapi. Dario, prima della battaglia di Gaugamela, pochi mesi prima, alla battaglia di Isso, sempre contro Alessandro, Isso è nella penisola anatolica, e si era già disonorato, era anche lì, anche in quella battaglia, era fuggito davanti al nemico, fuggito al galoppo, abbandonando il suo esercito. E dunque aveva perso ogni dignità, ogni autorità nei confronti dei suoi, per i quali era diventato nient'altro che un simulacro ingombrante del quale ci si doveva liberare il più presto. Infatti così hanno fatto, anche se Alessandro punì severamente quell'assassinio, come sappiamo. Ma sì, due parole ancora sul seguito di Lemmo. Alessandro a quel punto, dopo la battaglia di Gaugamela, diventa padrone assoluto dell'immenso impero persiano. Però muore 3 anni dopo, appena 3 anni dopo, senza aver designato un successore. I dialoghi che erano i suoi generali se lo dividono tra loro, però dopo un po' sorgono delle frizioni che alla fine sfoceranno in guerra aperta. Sono soltanto dei soldatacci questi, nessuno di loro ha, la tempra, ma neppure il genio, tantomeno il genio di Alessandro. Nessuno di loro sarà in grado di creare qualcosa di veramente duraturo, tanto che di lì a qualche tempo tutta la parte occidentale dell'impero cadrà sotto il dominio di Roma, mentre la parte propriamente iranica tornerà a genti iraniche, i parti prima e i sassanidi poi, che per la verità daranno filo da torcere a Roma per tutta la sua durata e poi all'erede di Roma, a Costantinopoli. Ma risaliamo adesso sulla nostra macchina del tempo e portiamoci nella Grecia del 650 avanti Cristo. Abbiamo parlato prima di invasioni. La Grecia potrebbe darcene un intero campionario fin dai tempi più antichi, però nel VII secolo le popolazioni si sono ormai attestate nei loro territori e sta per arrivare alla massima fioritura quella civiltà della quale noi tutti ci sentiamo debitori. Per l'arte, per la letteratura, per la filosofia, per la storia, ma soprattutto per la democrazia, che pur con le sue imperfezioni fa del mondo occidentale, che è l'erede, possiamo dire, di quella civiltà, l'angolo privilegiato del pianeta. Però la guerra non è passata di moda
neanche lì, neanche in Grecia in quegli anni. Però i greci la fanno a modo loro, come una specie di gioco. C'è una parola greca, agon, che definisce le grandi competizioni sportive panelleniche, prima tra tutti le Olimpiadi, ma ne avevano molte altre. E per i greci la guerra è una specie di agon militare che ha per che ha come incognita aggiuntiva, se vogliamo, la morte. Si renderanno conto molto più tardi, al tempo degli attacchi persiani, ma soprattutto dopo la terribile guerra del Peloponneso, molto più tardi, sostanzialmente tra Atene e i suoi alleati e Sparta e i suoi alleati, che la guerra può essere anche una cosa terribilmente seria. Proprio in quegli anni, attorno al 650, Archiroco di Claro ci dà una testimonianza di questo sentire dei greci di quel tempo nei confronti della guerra. È un tipo tra lo strano e lo stravagante, questo Archiroco. Era un poeta, ma anziché procacciarsi la benevolenza dei suoi ascoltatori, li provocava addirittura, dicendo loro nell'agorà: «O cani, o miserabili cittadini, ascoltate dunque le mie parole». È chiaro che così facendo i suoi versi non gli davano a campare, e per vivere dovette adattarsi a fare il soldato mercenario, di cui c'era allora come seguito una inesauribile ricerca. Finì a combattere contro i Traci, una popolazione in quello che adesso è il corridoio di terra che unisce la Grecia con la parte turca da Istanbul a un pezzettino di Europa, diciamo. Ecco, quella era la Tracia. I Traci all'epoca erano una popolazione semibarbara, ma estremamente bellicosa. E il reparto di Archiloco le prende sonoramente. Ma sentite come Archiloco ci dice nei suoi versi, ci racconta questo episodio. I versi ci sono pervenuti, ve li leggo. Qualcuno dei Traci, ora va tronfio dello scudo, che arma perfetta, abbandonai dietro un cespuglio, ma salvai la pelle. Vada in malora lo scudo, presto me ne procurerò uno non inferiore. In buona sostanza, Archiloco, vista la malaparata, si libera del pesantissimo scudo e scappa a gambe levate, scappa come una lepre, senza disonore però, senza vergogna, perché così ha deciso il fato, che per i greci era l'arbitro inappellabile di ogni vicenda umana. E dunque non c'era vergogna a scappare, a salvarsi. Questo succede per la verità in tutta la Grecia tranne che a Sparta. A Sparta no. A Sparta le madri, quando salutano i loro figli che partono per la guerra, toccano i loro scudi e pronunciano quella frase che è sconvolgente. Ogni madre dice al suo figlio: torna con questo, toccando lo scudo, o sotto di questo. La seconda possibilità alludeva al modo in cui i caduti venivano trasportati su un asse di legno, e sopra il corpo del caduto veniva posato il suo scudo, a testimonianza che quel combattente era morto con le armi in pugno, era morto con onore. Però non dobbiamo credere che qualcuno ha dipinto gli spartani come degli assatanati militaristi. Non era esattamente così.
non dobbiamo credere che arrivassero fino a questo punto. Anzi, gli Spartani erano talmente consapevoli della loro situazione demografica, che era veramente difficile, che consideravano il loro esercito qualcosa di talmente prezioso che la maggior parte della la maggiore finalità della diplomazia di Sparta era fare in modo che quell'esercito non venisse utilizzato. E molte volte il gioco riusciva, tanta era la paura, il timore reverenziale che quell'esercito incuteva. Tornando ad Archiloco, sarà la sua professione a un certo punto gli sarà fatale, perché qualche anno dopo aver scritto i versi che vi ho letto, muore, viene ucciso in combattimento, e questa volta cade con le armi in pugno. Perché? Perché sta difendendo la sua patria, Paro, l'isoletta di Paro. E con chi stavano combattendo? Stavano combattendo con gli uomini di Naxos, l'isoletta di fronte, l'isoletta di rimpetto, separata da un braccio di mare che si potrebbe percorrere a nuoto, pensate, e si accapigliavano fra di loro. Giusto per dire cosa succedeva in Grecia, è proprio quello che determinò poi in realtà la rovina della Grecia, perché non riuscirono mai a liberarsi in tutta la Grecia dalla logica delle città-stato, questi staterelli minuscoli con un territorio brevissimo, con una popolazione inevitabilmente poco numerosa, impegnata poi in una serie infinita di guerricciole fra di loro, che erano stupide perché non avevano motivo, venivano scatenate per inezie, talvolta per lo sgarbo che si faceva a degli ambasciatori, pensate, era un casus belli sufficiente per scatenare una guerra. Anche adesso. Anche adesso. Sì, quindi non abbiamo imparato niente in sostanza. E quando poi, soltanto a seguito dei terribili attacchi persiani, riuscirono a ricompattarsi in qualche modo. Non completamente però, perché nella prima guerra persiana Sparta se ne tenne fuori, per esempio. Nella seconda no, nella seconda mandò 300 pliti al comando di Leonida, e che si sacrificarono tutti alle Termopili, come sappiamo. La situazione allora in Grecia era questa. E quando il pericolo venne dal nord, dalla Macedonia, fu la loro presunzione a tradirli, perché ritenevano Filippo II di Macedonia un riuscio barbaro del quale si sarebbero sbarazzati al primo scontro. Invece fu lui a sbaragliarli rovinosamente nella battaglia di Cheronea. E poi Filippo era tutt'altro che un barbaro. Aveva chiamato Aristotele perché eludisse ed educasse il figlio Alessandro che avrebbe dovuto succedergli nel regno. Quando riportò quella strepitosa vittoria e la Grecia era completamente esausta, completamente ai suoi piedi, non infierì contro le città greche, ma al contrario le riunì in una confederazione, sia pure sotto la fraterna, uso le virgolette, fraterna tutela macedone, però non le saccheggiò, non le distrusse. Filippo di Macedonia fu a un certo punto fu assassinato da un membro della sua guardia del corpo. Non sapremo mai, non abbiamo mai saputo se comprata dall'oro persiano o spinta dagli intrighi che agitavano la corte macedone, ai quali si suppone che abbia partecipato anche la stessa Olimpiade, la moglie di Filippo. Nel momento in cui fu ucciso, Filippo stava preparando proprio l'attacco alla Persia per vendicare, così lui pensava, i torti e le offese fatte più di un secolo prima dai persiani alla Grecia,
di cui si sentiva il legittimo rappresentante e vedete. I piani di Alessandro però erano tutto sommato modesti. Lui pensava di liberare le città costiere della fascia dell'Anatolia, che già in passato per la verità erano state occupate da genti greche, e di penetrare in profondità nell'Anatolia stessa per creare una fascia di, come dire, una fascia di protezione nei confronti dello sterminato impero persiano. Fu Alessandro, e dopo di lui, che superò di gran lunga i piani del padre, piani e progetti che Filippo non aveva, per la verità, neanche osato immaginare. E Filippo smentì con 1500 anni di anticipo von Clausewitz, che scrisse appunto che un impero colossale non potrà mai essere conquistato. Ma Clausewitz pensava però alla attualità contemporanea, sua contemporanea, pensava al disastro capitato pochi anni prima a Napoleone in Russia, mentre l'impresa di Alessandro chiaramente era irripetibile proprio perché di Alessandri poi non ce ne sono mai stati altri. Ecco, penso che sì, ho finito proprio nei termini, quindi Pierluigi non mi bastonerà.